Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui signori, tornati con il nostro Noè mitico agente imperturbabile. Torniamo con Police Simulator. Signori, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, perdonate l'assenza. Era in ferie Noè, signori, dopo tutto quel lavoraccio, scusate, diamogli un po' di ferie. A parte gli scherzi, signori, avete visto che sto periodo sta uscendo il mondo, quindi abbiate pazienza se qualche serie, diciamo, ci sarà con un po' meno frequenza, tra virgolette, però nel senso, visto che erano usciti tanti giochi, mi sono un attimino infognato con le nuove uscite, ma naturalmente Noè ha le sue pattuglie da fare, soprattutto perché abbiamo sbloccato un nuovo distretto, quindi quest'oggi andiamo a Jefferson, nella nuova zona, per andare a dare un'occhiatina, pattugliamento con l'auto di notte, quindi andiamo con cattiveria a controllare il tutto in modo come sempre impeccabile. Voi mi raccomando, come sempre, in modo impeccabile, lasciate like, condividete e soprattutto commentate anche, mi raccomando, commentino tecnico-tattico. E altra cosa, spero di ricordarmi i tasti perché c'era una madonna di cose. Salve signora, ma che poi sta signora sta da tutte. Ok, parcheggia. Va bene. Mo stava a dire, i nostri volanti dove stanno? Che siamo usciti su un parcheggio. Non so dove sia il GP, no? Eccolo lì. Però usciamo con la volantina questa tecnico-tattica. Vediamo un attimo, signore. Allora, attenzione. Accetto. Subito incidente, signori. Subito. Siamo contromano? Io non credo. Come detto, tenete in considerazione, signori, che sto episodio di ritorno faremo, credo, un po' di danni. Non ci possiamo preoccupare. Madonna, una strage, fermi tutti. Sul macello. Scendi, scendi. Aspetta, ma le luci. Aspetta, teniamo le cose di segnalazione qua. Sono sul macello. Allora, aspetta, accendi questo, accendi tutto. E scendi. Ok, no, le dobbiamo lasciare accese, signori. Ora, siamo in una zona dove credo che è necessario mettere. Vabbè, va, chi lo sa, non si sa mai. Qua signori c'è sempre da tenere in considerazione barriere di sicurezza. Prendiamole e mettiamole. No, ho sbagliato tantissimo. Allora, aspetta, barriera. Ne mettiamo solo una. I've arrived at Magari the scene of qua. the Aspetta accident. che c'era il limite qua della barriera. Di solito. Dove cazzo va? Ma che stai fuori, signora? No? Com'è possibile? Della serie sti cazzi e barriere? Credo di sì. Vabbè, sti cazzi e barriere. Allora, prima di tutto. Vabbè, attraverso irregolarmente. Prima di tutto chiamiamo I have an injured l'ambulance, person signori. requesting an ambulance. E uno. E due. E poi vediamo che hanno combinato questo. Ma che è una parola? Ma si può lavorare in questo modo? Dai? Si è buggato. Mannaggia la puttana. Ok. Allora, poi 7 e 17. Vediamo. E chiediamo. Let me know what you saw. Che è That vehicle successo? crossed a straight line. It's dangerous, officer. Il veicolo quello là sotto, quello che ha sfornato tutto. Innanzitutto mi dia Driver's le license sue and insurance card, generali please. Yeah, sure, officer. idee. Spero di ricordarmi tutte le procedure perché sti giorni de ferie. Rizzo numero 393 2024. Vediamo qua. Data di scadenza 2024. Noi siamo nel 2022, quindi sta parato. Rizzo furgone 7. Ok, qua ci stiamo. Giusto? Sembra spaventata. Come mai? Come mai? E I'm just taking a sample to chilometro? see if you've been drinking and driving. Controlliamo le chilometrino. Ce la facciamo con calma perché qua. Ok, vabbè, giusto. Un bicchierino lo sei fatto, di una verità. You'll take a test to see Antidroga, if you're driving antidroga. under the influence of drugs. È da controllare, buon uomo. Niente, bravo, bravo. Per il resto, ok, dovremmo essere a posto. Vediamo la signora che dice. Signora, che è Let me successo? hear what you saw. I was driving quietly in my lane. Siamo sicuri? Let me Fammi have a vedere un look attimo i at your license documenti, and va. registration, please. Here you go, officer. Allora, porto d'armi no. Va bene. Qua 2025. Una due porte 3MDG05.
Aspetta, fammi controllare la targa. Ok, c'è... fare i rotti, però ho sfondato tutto. E vabbè, intanto facciamogli un po' di testini, okay. Let's just check if you're under the influence of alcohol. Allora, il tipo non so se aveva indicato quello là, quella là dietro o questa qua. Aia. È alto, signore, è alto forte. I just need to collect a sample to see if you're under the influence of any illegal substances. Ok. Allora, io in linea teorica già posso più che multarla. No, dovremmo direttamente arrestarla, ci aspetta? Penso di sì. Vabbè, poi glielo diamo il quindi è stato di ebbrezza ci sta. Tanto comunque poi glielo possiamo dare dopo il rapporto. Però intanto appariamoci con sta cosa. Poi la carichiamo. Tu invece che ci dici? Can you tell me what you saw? I was in a real hurry and I drove too fast. I'm sorry. Aia. Però non abbiamo, cioè lei ci dice così, ma non. Show me your ID and car insurance, please. Sure, officer. Here you go. Nome Dawson. Ok. $28,500 scaduta, signor. È scaduta forte. 4 HP 126. Aspetta, vabbè, tanta macchina la dobbiamo caricare uguale. HP 126. Parabrezza rotto, si va. Ma guarda sti rincoglioniti. Allora, signor, tu prima di tutto facciamo un po' di testini anche a lei. Ma dimmi te. Ok, questa non avevo. Però stava andando di fretta, l'ha pure detto. Poi c'ha pure l'assicurazione scaduta, quindi. Allow me to collect a sample to see if you're under the influence of any drugs. Ok. Allora, innanzitutto ti faccio una bella multina per l'auto che ha no, il guidatore però. Il guidatore. Nessuna assicurazione valida. You're being charged for not carrying valid insurance. Scaduta, really? Signor. That's so much money. No, non è troppo, lascia fare. Che potevamo fare pure peggio, quindi stai calmina. Ora, andiamo a prendere la macchina fotografica e iniziamo a fare un po' di fotine a quello che avete combinato. Poi vediamo se ci sta pure quello che potrebbe essere un testimone, credo. Il rapporto esteso non è il rapporto deve essere perfetto. Tu che vuoi, signore? Vuoi una foto? Tiè, beccata la foto. Questa in realtà sta a posto, più o meno. Ma quelli non se li sono caricati? Credo che non se li caricano perché c'è la macchina mia in mezzo. Tu come hai fatto a sponnare cose davanti? Non lo so, però. Vabbè, questa già ce l'avevamo la foto, però vabbè. E che manca però per il rapporto che non è completo completo? C'è qualquadra che non cosa? Abbiamo fatto tutto. Ciao ciao caro. Aspetta, fammi fare una cosa però, fammi spostare la macchina perché sennò l'ambulanza credo non possa arrivare qua, no? Penso, non ne so sicuro. Posso provare a richiamare? Sta gente è morta qua per terra. I have a person who's been injured, requesting an ambulance. C'è un problema con l'ambulanza comunque. Questa abbiamo chiamato, vabbè. Ah no, sta arrivando. Allora, vediamo se pure questo è testimone, perché a sto punto se sta qua seduto può essere. No. Oh, vabbè, che vedevo lì. Use your accident report. Seems okay. Thank you, officer. Non so che mi sono dimenticato, ma può andare. Allora, lei può andare in realtà. La macchina comunque tanto non la prende perché è sfonnata. Stay safe and have a great day. Poi questo qua pure può andare. All clear. No! Mannaggia la puttana. Gli devo dare il rapporto di. Porca puttana, Please take your accident report. Ma ti impalli con ste stronze. Ah, beh, lo prende così. I need some backup here.
to take a suspect into custody. Understood. Ah, quello se n'è andato senza macchina. Mi dispiace che non gli ho dato il rapporto, ma mi sono scordato. Quest'altra l'abbiamo arrestata. Questo lo caricate, Chi lo sa? Vabbè, signori, io vado, Secondo me sta parato. Ciao, cari, ciao. Andiamo, va. Ah no, però ancora non ce l'ha da... Fatto? Scombra la linea e compila il rapporto. No, vabbè, in linea teorica abbiamo fatto. Cioè, in linea molto teorica. Diciamo che potevamo far meglio, ma purtroppo mi sono dimenticato di dare il rapporto a quello. Poi un'altra cosa devo lasciare, non lo so. Allora, teniamo d'occhio chi parcheggia. Guarda quello come ha parcheggiato. Aspetta! Fermate, biondo! Qua ti è passato col rosso, Giovano. Che dobbiamo fa? Questa ne è nottata, Allora, senta, condotta di guida. Lei è passato col rosso, lo sa? Sorry, officer. I thought I had enough time to make the light. E invece no. Dammi i documenti, va. Che qua fanno i furbi. Yes, officer. There you go. Allora, Ryan 24. Non sto a controllare però i cosi. 2023 4 porte 2G498. Se non mi ricordo com'era. Non ho visto i mandati di cattura degli altri. 2G400, aspetta, un attimo. G4, il veicolo è passato con rosso. Vabbè, però la targa è giusta, non si sa mai che. Multina. Condotta di guida è passato con rosso. Va fatto. Ma guarda che poco, se tu usciva il fumo dalla macchina erano cazzi. Te ne puoi andare comunque. All right, you're free to go. Enjoy your day. Sì. Enjoy. Chi è che ha buttato i rifiuti? No, signore, noi siamo... Ma me li butti davanti, a riparo. Metti il cappello, che fa più professionale. Giovanotto, ha buttato i rifiuti, o sbaglio? I saw you throwing litter on the ground. This trash isn't mine. I have a small plastic bag in my backpack where I put my trash until I find a trash bin. Sì? E dove sta lo zainetto? Ha molta fiducia in sé. I'd like to see your ID, please. Ok, officer. There you go. Ma pure mi stai a piedi per culo, nello zainetto lo metti. Dove sta lo zainetto? Morgan 76-2023. Ok, però tu secondo me nascondi qualcosa. Mandato di cattura no. Strano. no, ce l'ha la faccia da mandato di cattura, comunque. Sta di fatto che io la multa te la faccio. E devi stare pure calmo. I'm issuing you a ticket for littering, which will be around $25. I didn't expect it to be that expensive. $25 è pochissimo. You're good to go. Bye. Dai, per piacere. $25 si lamenta pure. Togli il cappello, che sennò non c'entriamo in macchina. Che stanno a batte quello là? Ma per sapere. Quel veicolo non ha usato la freccia? Belli, ma forse non avete capito che qua c'è Noè. Fermato? O sta aspettando di... No, penso che ancora non ha trovato posto. Fammi capire. Ma che fastidio questi. State qua, dai, fermatevi, porco due. Devo aspettare che diventa verde. Tanto ormai non hai usato la freccia, quindi i soldi te li buschi, Dai. Porco due. Però sti semafori pure, Aspettiamo. Quella macchina che comunque sta parcheggiata male da prima, ce l'ho proprio nel cervello, la dobbiamo multare. Vai, passa! Cazzo! Sì, ma quella signora che cazzo sta a fare? Dai! Ma io qua non posso andare?
Cioè, in realtà potrei. Cioè, nel senso, se questo va nella zona fuori. Ma che devo fare? Scusa. Posso fare le multe o si inculano? Cioè, o mi inculano, più che altro. Ne hai messo la freccia. I had to pull you over because you failed to signal. Yeah? So what? Come si è allora? Madonna, quando sono fastidiosi questi. Una badilata sui denti gli darei. Here you go. Ernesto Tang. Allora, 2024. 22 2023 pick up 6JC Ernesto Tang. Aspetta, Ernesto. Mi controlla 6JC, ok. Vabbè. La multa da becchi però, Erne. Mo, poi di quello che te pare, ma. I have to issue you a ticket for failing to see. Va fatto, Ernesto, mi spiace, ma la prossima volta. Oh, come on. No, non è troppo per niente, no, no, non è troppo per niente, stai calmo. Sei triste, ma puoi andare, puoi andare. Allora, riprendiamo la macchina e andiamo a multare quello che aveva parcheggiato male, comunque, perché. Oh! Sgombera l'area dell'incidente che ha coinvolto la pattuglia. Giovano, ma che stai fuori? Che è successo? È un problema questo. Madonna, ma si è disintegrata sta macchina. Però vedi? Hai capito che dovevi comprare un'altra macchina. Guarda la pattuglia com'è rimasta. Io non li posso manco di niente. Posso fare le foto pure alla mia se vuoi. È stato lui però, il rapporto è sufficiente. Ma te lo posso dare il rapporto? Scusi, Brighton's Police Department will take care of this accident. Sorry for the inconvenience. Paga. I'd like to see your driver's license and car insurance, please. Paga la centrale, dai. Ecco perché, cioè, ragazzi, poi voi mi chiedete perché faccio tutte ste multe. Per forza. All right. Devo ripagare le macchine che sfondiamo, sennò ci licenziano. Brighton Police Department will deal with the rest of the process. Seems okay. Thank you, officer. Non tu vuoi, vai. Puoi andare a casa con la macchina o te l'ho sfondata troppo. A parte l'hai sfondata tu, però, eh. No, va a piedi. Vabbè, per forza. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Sì, ma non è colpa mia, sto a fa manovra, cioè la volante, se vedi che è, cioè se è volante devi stare attento, perché queste, come dice il nome, sono volanti, non è che, cioè sono atletiche, sono sportiveggianti, tutto il resto. Comunque vediamo se è scaduta. 23, vabbè, ci siamo ancora. Friday, noi è lunedì, vabbè, comunque la multa te la faccio lo stesso. Parcheggio irregolare. Posizione allineamento sul marciapiede e scatta. Là il coso è ancora valido. Signora, lei com'è vestita? Scusi, credo che ci sia un problema con la sua gonna, ma a naso glielo dico, anche ad occhio però. Momento, occhio. Quel veicolo è passato col rosso. Quale veicolo? Evatevi. Qual è il veicolo che è passato col rosso? E non c'è la freccina. Ma quello che stava a fianco a me. Però non mi ha messo la freccia. Sei passato col rosso? Alla targa scaduta. Madonna mia, fermo. No, però lo devo. Aspetta, falla andare avanti. Madonna, sti semafori però, che rottura di coglioni, la targa scaduta. Va fermato. Oh, piano. Madonna mia, che pericolo. Ma che stai fuori, Giovano? Tu c'hai la targa scaduta, hai visto? Guidato l'auto? C'ha la targa scaduta. Guarda. Thank you for reminding me. I'll take care of it. Ci mancherebbe altro. Dammi patente e libretto, va. Here you go, officer. Fin troppo gentile, C'è qualcosa di sospetto. 2024, Seo Denis. 16923. 9 BK61.
Sento odore di alcol, attenzione. Aspetta. Noi pick up è... Allora, prima di tutto facciamo una cosa. Una multina per l'auto con la targa scaduta se la piglia tutta, eh. Non è imperturbabile. Comunque sentiamo odorino di alcol. E invece è discretamente salata, guarda. E fai pure una cosa, scendi un attimo dal veicolo, va, che se sente puzza di vinello. Eh? Hai fatto un vinello? Che viene dalla discoteca? Con le scarpe e col pantalone, per forza. No? Per dire, senza pregiudizi, ci mancherebbe, però. Allora, ma che ti metti al cellulare? Fermati qua. Edilometro? I'm just collecting a sample to check if you've had any alcohol while driving. No, eh? È basso, però. Non è abbastanza. E allora sarai drogato. I'm just collecting a sample to see if you use drugs while driving. Ci vuole un motivo per arrestarlo in amicizia, no? E invece, vedi? Guarda, bravo, bravo. Al limite, ma puoi andare. Drive safe and have a nice day. Mi raccomando, divertiti. Ci vediamo. Qualcuno ti ha salutato, noi non salutiamo invece. Allora, vediamo quest'auto perché ha parcheggiato male. Per quanto, ok, invalido, ma non è che perché sei invalido puoi parcheggiare dove cazzo ti pare. Quindi, parcheggio irregolare. Sono sul marciapiede. Stiamo a fare. Segna, segna. Tac. E basta. Giusto? Penso di sì. Allora, Damose. Comunque, le ultime volte, tra l'altro, non avevo ancora sfonnata la macchina. Quindi siamo. Questo è contromano, contromanissimo. E mica puoi parcheggiare contromano, Giovano. Questo all'inizio mi fregavano questa cosa del contromano. Poi me l'avete fatto notare. Vedo un cazzo. Quando scade la targa di questo? Questo l'ha messa contromano appunto per non far vedere la targa. Attenzione. Contromano. Oggi mi sa che non facciamo tanti punti. Però, come detto, mi dovevo un attimo riallenare alla situazione, ragazzi, che da un po' che non ci giocavamo. Quindi aspetta, l'ho visto proprio da qua quello che ha parcheggiato sul marciapiede, il tassista. Guardalo. E quell'altro che ha parcheggiato là, che poi è pure difficile selezionare. Cioè selezionare, andare. Vedo una sega. 23 però. Cioè della serie. Mo quello che ha messo la macchina completamente sul marciapiede lo possiamo multare, eh? Quello sta in mezzo alla strada. Che ne so. Si può fa? Però questo magari è del proprietario del negozio. Però certo non può metterla qua. Proviamo. Sul marciapiede. Proviamo. No, vedi? Quindi praticamente così la puoi parcheggiare. Se solo due ruote, no. Ciao. Qualcuno? Aspetta, che hai chiesto le indicazioni questo? Hi, officer. Could you help me out, please? I'm looking for the Blackbird Theater. Could you point to it on the map? Sure. Let me find the closest one to this location. Non ho la più pallida idea di dove sia. Evidenza Blackbird Theater vicino alla tua posizione. Non lo so perché non l'ho scoperto. Guarda qua, vai qua. I would need to take a cab to get there. Niente, si figuri. Ciao, caro. Ciao. Vabbè, signore, che cazzo gli devo dire? Non lo so dove sta, potevamo fare una figura del genere. Per forza. Questo c'ha pure il coso rotto, però, eh. Però tu, voi dite, alla fine non sta camminando, quindi che ne sai? Magari si è spaccato, ha parcheggiato. Male, quindi la multa te la becchi. Però non sta andando in giro col parabrezza rotto, quindi in realtà quello non credo di poterlo... Aspetta, lo so che ho lasciato la macchina là, ma qua spuntano auto illecite ogni 3x2. Guarda questo. So comunque multe, sta a finire pure il turno. Quello chissà dove cazzo l'abbiamo mandato. Ma è normale. Posto così? Va bene.
Fammi andare via la macchina, perché sennò l'ho lasciata. Madonna, là sotto. Scusate, arrivo, arrivo. Ma la legge non perdona, signori, scusate. Noè non perdona. La legge sì, ma noi non siamo la legge, noi siamo Noè. Spingi, spingi. Ma che splashate, no? Vedi che c'è la polizia. Allora. Vediamo un attimino qua in giro. Questo secondo me ha parcheggiato un po' troppo distante. Che dite? Va multato, credo proprio di sì. No? Ma che stiamo a scherzare? Your shift is over, officer. Ma che stiamo a scherzare? Stanotte è un po' fiacca in questa zona, però c'è da dire anche una cosa, che abbiamo cambiato distretto, quindi può essere che qua ci stanno persone meno... Cioè, calcolate che i primi distretti che abbiamo fatto, porco due, gente malfamata della serie, ogni 3x2 è un arresto. Quindi ci può pure stare. Allora, vabbè, qualche altra multina la riusciamo pure a fare, Che fa, la lasci? Tiè, beccate sto multino. Saliamo qua. Scusa. E nel mentre selezioniamo... Posso farlo? Era direttamente sulla mappa che... Facciamo così. Andiamo... Ma questa era dove stavamo... Tutto quel giro mi devo fare. Questa è tua. Vabbè, va. Chi è che non ha usato la freccia? Chi è? Sì, vabbè, però è finito il turno, signori. Andate in pace. Vabbè, signori, è finito il turno. Oh! Attento! So policeman, biondo. Vedi. Ma noi abbiamo finito il turno, signori. Quando finiamo il turno non guardiamo più niente, In realtà non è vero, perché... Oh! Catroia! Spesso facciamo multe anche oltre l'orario lavorativo, però non è oggi quel giorno. Oggi... Oh, madonna mia come si imbarca, madonna mia. Allora, e la macchina abbiamo sfondata pure oggi, quindi... No, qua si parcheggia la volta. Attenzione. Eccolo, da qui siamo partiti e da qui siamo tornati. Cioè, la macchina ha subito un po' di danni, però abbiamo fatto delle multe che potrebbero ripagare il danno che abbiamo fatto. Onesto, una giornata di onesto. Non si finisce mai di lavorare qua, una vitaccia. Va bene, non giornata particolarmente entusiasmante per il nostro Noè, però ci sta, nuovo quartiere, quindi... Non, quelle macchine che stanno completamente sul marciapiede non so effettivamente come vadano inchiappettate, però ci sta. Allora, sbloccare la volante di questo distretto. Per provarla ti basterà selezionare un turno in auto. Quindi qua non la potevamo usare, la Gladiator Callan Financial Sector. Qua ci sta la gente con i soldi, quindi vai a multare. Bene. Signori, la prossima ci facciamo il distretto finanziario, Qua c'hanno i soldi, quindi andiamo a multarli come se non ci fosse un domani, anche qui di sera. Magari andiamo col cipino, insomma, ci sta. Voi, ragazzuoli, mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie il canale. Spero che il ritorno di Noè vi possa garbare. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live e sul secondo canale, dove stiamo facendo altre serie, altri video, Yakuza, eccetera, eccetera, Query, Hogwarts Legacy. A voglia, ce n'è sta di roba da fare. Ne stiamo provando anche tanti nuovi in live, quindi, come detto, seguitemi sull'altro sito per le live e anche sul secondo canale, dove poi vi riporto le live, e nel mentre ci stanno comunque altre serie. Ragazzuoli, ci vediamo alla prossima con il nostro Noè. Come detto, abbiate un po' di pazienza se non arrivano proprio a pressione questi video, però diciamo che è una di quelle serie che possiamo portare in tranquillità, non essendo una delle novità uscite, ma è una di quelle che andiamo ad intervallare con quelle che sono le novità del periodo, quindi abbiate un po' di pazienza, ma il nostro Noè c'è e ci sarà. Signori, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Questa Leale.